Bentrovati a tutti gli spettatori. Simply Beats vi dà il benvenuto alla nuova puntata della sua rubrica Face to Face. Il gradito ospite di oggi è Liberante Arena, che è amministratore delegato di Fincontinuo. Fincontinuo è una realtà attiva nel settore dell'intermediazione, da diversi anni. Nel 2015 ha iniziato a erogare e nell'ultimo periodo ha conosciuto un interessante e importante sviluppo. Liberante, intanto buongiorno e grazie per essere il nostro ospite. Grazie a voi per l'invito Paolo e saluto i telespettatori di Simply Biz. Senti, entriamo subito nel vivo e volevo chiederti innanzitutto di parlarci un po' del 2020, che è stato un anno estremamente complesso, probabilmente il più complicato mai affrontato dalle società che operano nel settore, e poi di tracciare anche un sintetico bilancio di questi primi mesi del 2021. Volevamo principalmente capire, diciamo, come vi siete rapportati al problema della pandemia e quali strumenti, quale strategia avete posto in essere per superare i numerosi ostacoli che questo problema ha posto sul vostro cammino. Beh, chiaramente il 2020 è stato un anno caratterizzato dalla pandemia, è inutile nasconderci. Nel mese di marzo chiaramente è arrivato lo tsunami sul mondo finanziario e non solo, però noi siamo stati bravi ad affrontare la pandemia con dinamicità, con voglia e determinazione. Questo ha permesso a Fincontinuo di affrontare i primi 2 mesi, che sono stati chiaramente più duri, in maniera propositiva. Abbiamo fin da subito permesso a tutti i nostri dipendenti di lavorare smart working. Io ho detto fin da subito ai ragazzi che bisognava trasformare la pandemia in opportunità di crescita e questo abbiamo fatto perché penso che in appena 1 mese abbiamo sviluppato all'interno di Fincontinuo tecnologie che in altri tempi ci avrebbero impiegato un anno e mezzo di lavoro. Chiaramente lo smart working è stato un modo di pensare diverso, però questo ha permesso di lavorare senza scossoni e di avere sempre un'operatività al massimo performante, snella e veloce per la nostra rete agenziale. Abbiamo fin da subito intrapreso il percorso dell'identificazione a distanza della clientela e questo ci ha permesso quindi di essere sempre vicino al cliente e avere la possibilità di erogare continuamente anche in quel periodo molto duro. Devo dire che poi alla fine tutte queste attività ci hanno permesso di raggiungere degli obiettivi importanti anche nel corso del 2020. Infatti poi alla fine l'erogato nel corso del 2020 è stato uguale a quello del 2019, però c'è stato sicuramente un cambio di passo nella redditività. Tant'è vero che abbiamo concluso, adesso ci sarà l'approvazione del bilancio e ci sarà un utile importante anche nel corso del 2020. Questo trend devo dire che ci ha permesso di iniziare il 2021 nel miglior dei modi, e infatti nei primi 4 mesi dell'anno c'è stata una crescita del 40% dell'erogato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e quindi ci aspettiamo sicuramente un 2021 molto positivo sia sul lato dell'erogato che poi sul lato del conto economico, che sicuramente è un'altra voce molto importante. Al 31 dicembre del 2020 avevamo un total capital ratio di oltre il 15%, quindi ben oltre, diciamo, le soglie richieste da Banca d'Italia, e noi siamo una delle pochissime società in Italia ad aver accantonato totalmente l'exitor, quindi un'eventuale problematica che tutte le società finanziarie dovremo affrontare nel corso dei prossimi mesi. Beh, insomma, ci hai, come dire, illustrato dei numeri che rappresentano sicuramente dei risultati importanti, dei risultati notevoli. E a questo proposito volevo chiederti un po' di sintetizzarci quale sarà la vostra strategia di sviluppo nel prossimo triennio, visto che appunto mi sembra che lo sviluppo sia uno sviluppo importante, per non dire impressionante. Ecco, come Beh, è chiaro che vi proietterete in avanti nel prossimo triennio? io sono arrivato in Fincontinuo a fine 2016, era una società che erogava da 45-50 milioni di euro, noi quest'anno supereremo i 150 milioni di euro di erogato, quindi la crescita sicuramente è stata importante, imponente, l'ingrediente è sempre il solito, lavorare sodo. Noi siamo convinti che comunque con il lavoro e con le idee messe a terra si può fare la differenza anche nel nostro settore, e chiaramente negli ultimi mesi è stato un po' dopato dalla liquidità dovuta un po' dalla BCE, quindi le banche hanno capito l'importanza del prodotto cessione del quinto e quindi si sono inserite in questo segmento. Noi siamo straconvinti che la differenza però la faccia l'operatività, la faccia
la snellezza del processo e quindi la velocità di erogazione finale al cliente. Per noi la rete è e sarà assolutamente al centro del percorso di crescita. Molte volte la crescita viene vista solo come una crescita digitale dell'azienda e tutto, ma dietro alla digitalizzazione ci saranno sempre gli uomini e gli uomini faranno la differenza. In questo settore la rete agenziale fa ancora la differenza e noi stiamo cercando di supportare la rete in tutti i modi possibili, snellendo ancora ulteriormente quello che è il processo. Abbiamo lanciato FinContinuo Lab, che in real time fa la valutazione delle ATC private. Questo permette chiaramente alla nostra rete di avere in real time la fattibilità o meno già di una pratica. Stiamo continuando investendo sull'app FinContinuo, che a breve permetterà non solo i preventivi ma anche l'identificazione della clientela e quindi la stampa del SEC e della precontrattuale con la firma digitale. Sono tanti, diciamo, gli aspetti che stiamo digitalizzando, ma avendo sempre come centro dell'obiettivo il nostro agente, quindi la nostra rete agenziale. Stiamo investendo anche tantissimo sulle filiali. Le filiali per noi sono hub che chiaramente hanno all'interno sia dei dipendenti che degli agenti che si affidano a noi. Noi diamo l'opportunità di utilizzare una sede appropriata, degli strumenti di lavoro e soprattutto un team dedicato per la lavorazione delle pratiche. Quindi diciamo che a 360 gradi ci stiamo muovendo per raggiungere quello che è il nostro target previsto, che sono 250 milioni di euro di erogato, e questo lo vogliamo fare entro i prossimi 3 anni. Il nostro obiettivo è molto semplice: essere la prima società indipendente del mercato. È chiaramente un obiettivo sfidante, un obiettivo importante, però abbiamo assolutamente sia la solidità patrimoniale alle spalle con 2 fondi internazionali che ci supportano, che le idee e soprattutto la competenza e il know-how per quanto riguarda la cessione del quinto. Purtroppo, come dicevo poco fa, molte strutture e molti agenti pensano che oggi la differenza la faccia il pricing. Noi siamo straconvinti che invece che la differenza, come dicevo prima, la farà sempre l'operatività, la competenza e soprattutto la determinazione nel raggiungere gli obiettivi. Alla fine viviamo tutti di marginalità e quindi la nostra rete sa perfettamente che la marginalità è il risultato di tante azioni messe all'inizio della trattativa col cliente. Abbiamo questa vision e speriamo comunque di poter proseguire questo percorso nei prossimi anni. Liberante, come crescerà la vostra rete distributiva sia dal punto di vista quantitativo ma anche dal punto di vista qualitativo? Beh, per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, diciamo che è stato sempre un must della nostra azienda, tant'è vero che le cartolarizzazioni le abbiamo con i migliori istituti bancari italiani e internazionali, e sulla qualità diciamo che abbiamo sempre tenuto alto il livello del portafoglio. Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo, è chiaro che la sfida più importante è quella di fare crescere la rete insieme a noi. Per questo abbiamo iniziato un percorso di lead generation in house che servirà a supportare la crescita quantitativa per quanto riguarda la rete. Quindi alla fine gli investimenti li faremo noi, e questo sicuramente è un aspetto più importante. E l'altro aspetto fondamentale è anche la gestione del portafoglio che abbiamo dei rinnovi, perché come dicevamo all'inizio dell'intervista, nel 2015 abbiamo iniziato a derogare e quindi da questo momento in poi abbiamo anche un bel portafoglio da rinnovare. Come dicevo poc'anzi, la rete per noi è e rimarrà fondamentale per il percorso di crescita che abbiamo intrapreso. Anzi, il nostro obiettivo è quello di continuare a investire sulla rete agenziale, e grazie comunque alla liquidità che abbiamo in cassa dovuta alla cessione del portafoglio nel 2021, stiamo guardando anche delle opportunità di acquisizione di alcune agenzie strutturate sul mercato per cercare di raggiungere ancora più velocemente quel target dei 250 milioni di euro di erogato che ci siamo prefissati ormai qualche anno fa. Beh, Liberante, mi sembra insomma che abbiate dei progetti di sviluppo decisamente ambiziosi, però siete anche partiti con il piede giusto, quindi da parte nostra vi facciamo un grande in bocca al lupo, vi auguriamo buon lavoro. Grazie per l'opportunità, per avermi dato la possibilità di spiegare al vostro pubblico un po' il progetto FinContinuo e far capire un po' quelle che sono le dinamiche di crescita della nostra azienda e le varie opportunità che possiamo offrire alla rete agenziale.
Ti ringraziamo anche noi per essere stato nostro ospite e ti salutiamo. Grazie, grazie, buona giornata a tutti, grazie. Un saluto a tutti quanti i nostri spettatori e diamo loro appuntamento alla prossima puntata della nostra rubrica Face to Face.